benvenuti in questa video recensione. Voglio proprio parlarvi di un'applicazione fantastica, purtroppo poco conosciuta e valorizzata nell'ambiente, in quanto ha solo 575 valutazioni, alla versione 3.2.1 col tool System Info Gauges. Andiamo a vedere in cosa consiste e direi di partire con un video. La cosa più importante che fa questa app è presentare un monitor che tiene controllate tutte, o meglio quasi tutte, ma le più importanti. Vedete, è un, diciamo, non un widget, perché sarebbe sbagliato chiamarlo così, ma un'app che tiene monitorato e potete spostare in qualsiasi momento, in qualsiasi posto dello schermo, sia in Honeycomb che in versioni di Android per smartphone. Qui stiamo vedendo la parte di personalizzazione. Qui vediamo la parte strumenti che possiamo aggiungere. Vedete, l'utente sta utilizzando un'app, ma col tool rimane sempre aperto, può essere spostato, può essere anche bloccato, c'è un'opzione che lo permette. Possiamo spostare le strumentazioni che va a monitorare. Pensate che è un'app gratuita ed è fantastica a dir poco, e per di più leggerissima. Ha anche la funzionalità di task killer se tenete premuto per qualche secondo sul, chiamiamolo, widget, anche se abbiamo detto che non è così. Cliccando per qualche secondo uccide tutte le app. Senza aspettare che lo fa il sistema. Qui stiamo vedendo la modalità di gestione, grandezza e larghezza del widget, perché ognuno di noi inevitabilmente avrà i suoi gusti e vuole posizionarlo, per esempio, o in barra di stato inferiore per Honeycomb o superiore, piuttosto che vuole lasciare spazio per le sue icone, eccetera eccetera. Vedete che lui va a sovrapporsi, per esempio, all'orario, eccetera, eccetera. Magari qualcuno di noi non vuole. Insomma, lo sviluppatore mostra un po' di cose. Adesso però vediamo bene tutte le sezioni. Anche la modalità di personalizzazione dei colori delle scritte. In questo momento sta personalizzando il colore, per esempio, carico di lavoro sulla CPU, ma adesso l'apriamo e andiamo a divertirci noi. Appena aperto ci mostra changelogs dell'ultima versione 3.2.1 e iniziamo a cliccare in basso Show Panel ed ecco che inizia a comparire col tool. Vediamo cosa possiamo farci vedere e mostrare. Allora, utilizzo CPU, frequenza CPU, memoria RAM disponibile, traffico network, bitrate,
potenza del segnale wifi, livello batteria, io inizierei a cliccarlo, vediamo che c'è una piccola icona chiamata B, che è il livello batteria. Infatti io ora ce l'ho al 47% e dato che credo che in altezza massimo ci siano 4 piccoli rettangoli. Ora ne sono attivi solo 2, quindi con una sensibilità molto buona ci siamo, diciamo. Andiamo a scegliere temperatura della batteria. Ecco che invece questa ci viene presentata a livello testuale, con scritto T2.19 gradi Celsius. Vediamo il colore del testo, andiamo a modificarlo e lo facciamo diventare rosso. Ed ecco che il testo diventa rosso. Colore background lo facciamo diventare bianco, e anche questo più che corretto. Intervallo di aggiornamento dei dati di sistema, partiamo da mezzo secondo ed arriviamo a un massimo di 30. Andiamo a impostarlo sul valore di 5 secondi e vedete che i dati qui si aggiorneranno appunto ogni 5 secondi. Numero di righe, vale a dire in quante righe testuali presentare tutti i dati. Io ho scelto 3. Interfaccia network, vediamo. Vabbè, questo è un modello solo wifi, quindi lascio solo questa, purtroppo non eccediamo in chiarezza in questa voce. In questo in cui io posso spostare il widget e con le dita e utilizzando questo pad. E pensate che a livello di personalizzazione qui siamo solo alla schermata principale. Cioè, guardate. Allora, vado ad aggiungere un sacco di elementi e vediamo fino a quando il widget tiene. Ok, tenendo comunque presente che mi ha sforato le righe. Infatti avevo impostato su 3 ed è andato a sforarmi su 4, e ora che ho messo su 4 va a sforarmi su 5. Ho comunque accidenti, purtroppo. Ecco qua tutti i dati che mi servono a disposizione, e ricordo che posso spostarlo. Per esempio, lo vado a posizionare qui. Io adesso tac, torno nella mia schermata iniziale ed ecco che ce l'ho sempre. Entro in un'applicazione e se non fosse che questa app si apre solo in verticale, proviamo ad aprire questa. Vedete, la barra orizzontale è presente il nostro widget. Se vado a spostarlo in verticale, purtroppo la risoluzione è inferiore e il widget, accidenti. Sappiamo che non è un widget, ma per comodità lo chiamiamo così, viene tagliato. Ritorniamo al nostro pannello di impostazioni. Allora, ricordo che, come abbiamo visto nel video, qui possiamo scegliere il colore del testo e questo lo mettiamo bianco e vedete che qui la voce inerente alla memoria libera diventa colore del testo bianco. Diciamo che questa modalità di selezione dei colori è molto chiara. Terza voce per scegliere all'incirca tra i principali colore generale, e poi qui andate a chiarire o scurire, altresì qui per ogni grado di chiarezza, andiamo rosso, mettiamo questo particolare rosso, va bene, non si nota più di tanto, però cavoli, è veramente gratuito e mi è piaciuto tantissimo e quindi non poteva che finire su Android. Allora,
la sezione Gouges invece va a implementare non la parte testuale sulla destra, bensì tutte le voci che si presentano per colonna nella parte a sinistra del widget. Vedete? In questo momento ho le voci inerenti all'utilizzo del CPU, alla frequenza CPU, memoria RAM in utilizzo, network traffic, ma dato che questo è un modello solo di tablet, solo wifi, non viene a zero. Altresì, se avete uno smartphone Gingerbread, per esempio collegato alla rete GSM, lui vi mostra la potenza del segnale. Potenza del segnale wifi con la dicitura WF, livello della batteria, e in questo caso vediamo che se all'inizio mi mostrava due tacchette su 4, qui con un livello di batteria del 46% ho ben, vediamo, 1, 2, 3, 4, un 8 su 16, scusate, ma è veramente piccolissimo da vedere. Dopo andiamo a vedere come aumentare la grandezza e della base e dell'altezza. Andiamo a vedere sliders, che appunto andiamo a, vi faccio vedere in real time, così vediamo immediatamente i cambiamenti. Allora, aumentare la grandezza della base, vedete? Io posso aumentarla a dismisura in base alle mie esigenze e gusti. Qui posso aumentare l'altezza, ma ho comunque un range di cambiamento inferiore, perché se vado a spostare al massimo la larghezza, abbiamo visto che sconfina di molto anche rispetto alla risoluzione dello schermo. Se invece vado ad aumentare l'altezza, vedete che il cambiamento è molto inferiore. Grandezza dei font, vale a dire la grandezza del font testuale, che inevitabilmente va a ripercuotersi anche sulla grandezza, sulla larghezza. Infatti vi consiglio comunque di andare a poi a modificare anche la seconda voce in modo da mantenere delle misure ragionevoli. Ecco. Opacità del widget mi va ovviamente a modificare il livello di trasparenza, opacità rispetto allo sfondo della parte invece a. Allora, graph mi va a cambiare la parte testuale, gauge mi va a cambiare, accidenti, la parte dei grafici. Background invece mi va a cambiare, vedete che tenete d'occhio il rettangolo che contorna il widget, ecco che diventa più o meno trasparente e solido. Questo, ecco, impostato al massimo, vedete comunque le voci, e se lo spostate per esempio nella barra inferiore non vi accorgete dove lui comunque sconfina se avete altre icone . Passiamo alla voce blacklist, e in blacklist andiamo innanzitutto ad attivarla. Mi viene presentata la lista di tutte le mie app installate. O meglio, solo di alcune, perché io vi assicuro che ne ho una svilta, e qui a occhio e croce non me ne vengono presentate più di 25. Comunque, andiamo per esempio a spuntare Tweetcaster Pro e io la vado, e anche MyZine, mettiamo che sono spuntate, e vado a cliccare su Refresh. Mi presento, riporto il widget qui, e
per il momento questa sezione la lasciamo in sospeso. Andiamo nell'ultima, che è Other. Possiamo scegliere il tema e vediamo e facciamo qualche cambiamento. Anzi, li facciamo tutti, così almeno ci togliamo lo sfizio. Allora, ok, sono temi esterni che vanno scaricati dall'Android Market. Andiamo a scaricare un tema, così almeno ci... Ok, sono tutti gratuiti, mi apre la pagina web dell'Android Market. Qui piccola errore, accidenti, widget fantastico, piccolo errore dello sviluppatore per una piccolezza. Comunque andiamo a scaricarlo da qui, andiamo a vedere tra le altre di DeviantStudio e andiamo a scaricare quello moderno. Accetta e scarica, come sempre c'è il piccolo, vedete? Cool Tool, che è sempre qui. Installazione. E adesso andiamo a settare su moderno, così almeno. Ok, questa è la versione del widget moderna. Andiamo a spuntare la voce Run on Startup, in modo che il widget si avvia in automatico all'avvio. Utilizza gradi Fahrenheit, ci serve poco o nulla, a meno che lo preferiate, ma dubito che magari uno su 10.000 visitatori lo sceglierà. Auto correggi la banda del network, tabulazione del testo, mi va comunque, guardate la differenza, a ordinare per colonna le voci testuali sulla destra. Permette applicazione a tutto schermo. Mi va a... In questo momento ho la trasparenza impostata, facciamo così, vediamo. Impostazioni che abbiamo fatto in sliders vanno a ripercuotersi anche su questa parte inerente al tema, inevitabilmente, ma io voglio ritornare a main, che è la schermata principale, e farvi vedere una cosa importante. Long tap action. Allora, per dispositivi che magari hanno poca RAM o che sì, ok, sappiamo che Android uccide i processi di sistema quando non gli servono più, detto in modo molto secco. Comunque, long tap action, possiamo scegliere di dargli la funzionalità task killer. E ora andiamo a tornare alla schermata principale, teniamo premuto per qualche secondo ed ecco che task killer è stato fatto partire e ha funzionato. Vediamo che dalla mia barra inferiore di Honeycomb, a questo punto in un secondo momento io andrò a ridimensionarla in modo più consono alla larghezza del mio dispositivo, posso controllare la mia CPU e mi va a fare una media dei due processori dual core nel mio ASUS a livello di frequenza. Purtroppo capiterà che le piccole letterine in basso, dovete ricordarvi voi a memoria che cosa significano, comunque altre invece sono più chiare, come wifi, potenza, oppure network, oppure memoria RAM,
disponibile sulla totale, ma è un'applicazione veramente più che meritevole e merita più che volentieri un click sul banner, perché è uno sviluppatore che propone un'app così, è giusto che venga retribuito. Abbiamo visto Cool Tool, se volete possiamo scambiarci opinioni o altro nei commenti del video. Per android.it vi do arrivederci alla prossima video recensione.